Presa. Ehi! Usando le gambe questa volta, ok? Vedete che mi spingo con le gambe? Mi spingo. Prendete il braccio del compagno, passate sotto, qui, appoggiate, poi pensate a portare l'anca qua sotto e il vostro sedere deve stare a terra. Uno, porto bene l'anca fuori, due, e scendo giù. La mano la tengo per terra e si può muovere. Questo è verso il basso, giù la testa. Ok? E poi controllo il movimento del compagno. La mano la posiziono qui. Ora cerco il contatto ed esco fuori. Ok? La cosa importante è che tenga il contatto qui, vicino. Non deve esserci spazio. La mano l'appoggio qui, ok? Tengo bene forte. Questa mano non deve tirare in su, perché sennò scarico il peso e lei mi porta indietro. Ma deve schiacciare verso il basso, la mia testa giù, le gambe ben aperte, il compagno prova a muoversi. Questo passaggio, perché a fare tutti i passaggi fatti bene riesco a capire che cosa devo fare. Ora, prima vado a infilare sotto. Questo braccio non l'ho infilato sotto il braccio, ma io l'ho messo qui. Il gomito va vicino. Devo appoggiare e chiudere questa parte qui. Qui. Ora esco fuori con l'anca e apro. Però non ci deve essere spazio, detto. Qui non ci deve essere spazio. La mano va appoggiata qui e lavoro in questo modo. Si chiama Onkhesagatame, ok? Il braccio può stare qui o può stare anche sotto, è indifferente. Ci sono vari modi per fare questa tecnica, ok? Se metto il braccio sotto, lo appoggio, posso prendere il bavero del judogi e controllare in questo modo. Ma non devo col braccio stringere il collo, perché il controllo non ce l'ho sul suo collo, ma ce l'ho qua sopra. La chesa è un indumento dei monaci fatto a fascia. Ok? Uno, due, oppure tre. Decidete voi quale fare. L'importante è che fate tutti i passaggi. Io sono in questo modo, il ginocchio vicino alla cintura, prendo la manica del judogi e vado a chiudere, porto avanti l'anca, tengo il peso, questo verso il basso, giù, che lo metta qui, chiuso, è indifferente, ok? Adesso provate, potete provare a fare questa forma di Onkhesagatame, sempre questa è un Onkhesagatame, oppure col mio pollice vado a infilare sotto e chiudo qua. L'importante è che se metto la mano sotto la testa non chiudo col braccio, ma il controllo è sopra il compagno. Come dicevo, Onkhesagatame si può fare in tanti modi. Mano qui, vado sotto, la gamba è qui, posso addirittura prendere con la mano all'interno della gamba, dove c'è il ginocchio, ok? Questo si chiama Kashira Onkhesagatame. Kashira è un sinonimo di Makura, per chi lo sa, vuol dire cuscino. E impedisce al compagno, poi lo vedremo quando facciamo i Nogara Kata, i Fuseki, di fare ponte con la testa. Ok? Allora la mano qui, vado a prendere. Anche qui non sto stringendo il collo del compagno, perché il mio peso è col sedere a terra, ma è sopra di lei. La mano serve solo per alzare la sua testa, il braccio. Così ha la testa giù. Così ha la testa un po' più in alto. Se lei deve fare ponte, deve puntare la testa, così non riesce. Ok? Un altro modo può essere quello di tenere la manica, la giacca del judogi schiacciata a terra, questo qui e questo qui.
ok? Il braccio controlla sotto l'ascella, la testa appoggiata a terra, ho le gambe in questo modo. Da qui lei prova a liberarsi, vai. È sempre chiesa katame. Ho solo spostato, vedete, il modo di tenere le gambe. Quindi, altri due modi. Uno, due, sotto. Vedete che io faccio sempre tutti i passaggi, perché devo assicurarmi che ci sia il contatto bene. Non arrivo al compagno, mi metto giù, poi prendo il braccio, poi mi posiziono. No. Io parto in questa posizione, prendo il judogi, chiudo, vado avanti e porto il peso. Braccio giù, chiudo con l'ascella, poi decido se tenere il braccio sotto, se tenerlo a prendere il judogi, se fare così, se andare a prendere il bavero dietro e andare a chiudere così. Ma è sempre chiesa katame. Adesso vediamo i fuseghi. I fuseghi? Sì, devi venire a prendere in chiesa katame. I fuseghi sono tutte quelle azioni di difesa che vengono fatte a terra. Possono essere fatte prima che il compagno venga a fare la presa o per rompere il suo osaikomi, la sua presa. Ad esempio, se lei viene a fare chiesa katame, vieni a fare chiesa katame. Io controllo il compagno, vedete, inserisco dentro la gamba, in questo modo controllo il ginocchio qui e sono sul fianco. Vieni. Impedisco al compagno di entrare, ok? Questo è un fuseghi che viene fatto prima di venire a fare la presa. Quindi vi mettete sul fianco, vi preparate, dite al compagno, agime. E provate ad allontanare il compagno e non farlo entrare in presa. Devo ricordare di non tenere mai tutte e due le spalle appoggiate a terra. Ok? In questa posizione io faccio ben poco perché ho tutte e due le spalle a terra. Gli esercizi che facevamo prima, uno e una due, serviva per abituarmi a stare sul fianco. Se, vieni, vieni. Se io sto così e vado a viene a fare la presa, non entro più con la gamba. Basta, è arrivata. Per forza l'ho aspettata con le spalle a terra. Sono indietro. Io sono sempre qui, guardate come sono. Sono sul fianco e la mia gamba è pronta per entrare qui. Quando lei viene, vai, io sono già sul fianco. Non sono così a pancia in su, ma qui e questa controlla. Ok? Non mi devo mai far trovare così. E poi cerco di mettere dentro la gamba, dopo non riesco più. Allora io mi faccio trovare in questa posizione, per queste le mani servivano avanti. Quando lei viene, viene a superare le gambe, prova. Ok? Ancora 2 minuti, prego. Nella lotta a terra, quando una tecnica è fatta bene a terra, è molto difficile uscire. Se chi fa la presa, fa la tecnica a terra, la fa fatta bene, quindi senza sbagliare il peso mettendo la mano, è molto difficile riuscire a liberarsi. Devo lavorare o prima o prepararmi quando lui sta facendo la presa prima che la chiuda completamente. Quindi. Adesso il mio compagno ha superato le gambe e è venuto a fare la presa. Avete visto cosa ha fatto? La prima cosa che ho fatto è mettermi sul fianco, prima che chiudesse completamente. Se io sono qui, lei porta avanti l'anca, ho poche possibilità di uscire, ok? Allora, torni indietro, vieni qua. Okay. Allora, lei viene a fare la presa, io mi preparo già sul fianco. Da qui, vediamo un altro fuseghi. Devo rompere il controllo del suo braccio. Lei se controlla il braccio o controlla la mia testa, poi magari lo vediamo nella seconda ora, controlla quasi tutto il mio corpo. Ok? Lei fa chiesa katame, io devo sfilare il braccio. Quando sfilo il braccio non posso usare solo il braccio.
ok? Perché non ho la forza sufficiente di sfilare, ma il mio movimento deve partire dalle gambe. La mano la metto qui e mi allontano. Questo braccio distende. Ora con le gambe faccio questo movimento. Lei viene a fare la presa, io sono già sul fianco. Se sono vicino non riesco, questa mano la metto in cintura e mi allontano. Ora il movimento lo faccio partire dalle gambe, non con il braccio. Quindi io e sfilo. Lei prende, sono già sul fianco, non mi faccio trovare qui. Se io giro la spalla, lei chiude ancora di più e diventa ancora più difficile. Quindi quando prende io mi metto già sul fianco. La mano la metto in cintura, mi allontano. Da qui il movimento parte dalle gambe e sfilo il braccio. Da qui, anziché allontanarmi per sfilare il braccio, faccio il contrario, mi avvicino e con le mani vado a chiudere. Ok? Prima mi allontanavo, adesso mi giro e chiudo. Giro. Da qui mi avvicino a lei. Ora la prima cosa che devo fare è puntare bene i miei piedi, perché devo andare a ponte, devo portare in equilibrio lei in questo modo. Ok? Da qui vado vicino, spingo e vado a ponte. Adesso che vado a ponte, l'anca si avvicina, alzo e la giro da questa parte. Lei viene a fare la presa, io mi preparo, vedete, già sul fianco, non mi faccio mai trovare con le due spalle a terra. Prima mi allontanavo per cercare spazio e sfilare, adesso mi avvicino. Quando mi avvicino, spingo indietro e faccio il ponte. Adesso che è squilibrata, vado sotto, alzo e giro. Quando si prova, soprattutto quando si studiano le tecniche a terra, devo ricordarmi che dobbiamo imparare tutti e due. Per cui, se mi metto a tenere forte e a impedire l'altro di fare la tecnica, nessuno dei due migliora. Perché io non apprendo che cosa vuol dire essere girato e che sotto non riesce a capire cosa deve fare. Quindi quando lo provate, tenete, fate la vostra presa e poi cercate di aiutare il compagno se vedete che non riesce a fare qualcosa o se è più pesante di voi non riesce magari a girarvi. Chiaro? Questa volta faccio tutto il contrario, prima mi mettevo vicino e alzavo il sedere, adesso questa mano passa davanti, le gambe girano da questa parte. Lei mi tiene in chiesa gatame, stiamo facendo un chiesa gatame, il braccio passa davanti, questa volta le gambe anziché andare qui, girano e vengo su. Allora abbiamo visto, da qui mi allontano, braccio che prendo in cintura e provo a sfilare, mi avvicino, alzo il sedere e giro di là. Adesso il contrario, la mano passa davanti, prendo il judogi, mi sposto dall'altra parte e vengo su. Da qui sono su questo fianco, cambio, giro, avete visto? Spingo e tolgo. Abbiamo lavorato con chiesa gatame, abbiamo visto dei fuseghi, abbiamo visto anche dei nogare kata. I nogare kata sono le forme dei rovesciamenti. Ok? Adesso, cambiando compagno, proviamo ad allenarli. Cosa vuol dire? Faccio la presa, faccio om chiesa gatame, non kutsure, stiamo studiando om chiesa gatame, faccio la presa, dico a Jimé e provate a uscire. Ricordatevi che per fare un buon nogare kata ci deve essere un minimo di difesa. Quindi sto sul fianco, provo a sfilare, metto il braccio, provo a girare. Ok, non mi faccio trovare così, ma mi preparo già un attimino sul fianco, perché come vi ho detto prima, se faccio una tecnica a terra la faccio perfetta senza il compagno non faccia niente prima, durante di mobilizzazione, diventa veramente difficile, ho poche possibilità di liberarmi. Ok? Quindi adesso fate un chiesa gatame, vi preparate. Quando dico a Jimé, provate a trovare un modo di liberarvi.
uno di questi tre che ho fatto vedere, ok? Se vado da questa parte, dal mio lato, tiro questo fortemente e infilo la testa sotto la pancia. Se la testa rimane sul dorso, sulla schiena, ve lo caricate in faccia e vi fate male. Io ho gli occhiali,
Pure non mi viene in faccia. Tiro su, infilo la testa sotto, sono pancia a terra. Questo braccio lungo, qui. Uno, controllo, bene, lo schiaccio come se volesse tirare avanti. Lui, la sua reazione è quella di alzarsi, lei vuole alzarsi in piedi a prendere quello. Questo è il suo scopo. Io da qui lo schiaccio, appena avverto questo, subito dentro, controllo, la testa sotto la pancia. Da questa posizione il braccio che tira, se gli vado da qua, è il braccio destro che rovescia. Il braccio sinistro lo infuoca, va, si infila sotto, tenendo, si infila sotto. Quando esce, vedete, quando esce libero, va a infilarsi sotto, continuando. E questo va, mai mollare il destro. Se lo muovo il destro, devo essere sicuro, poi magari cambiare posizione di controllo. Adesso sono io che sono così e lui è sopra in quella posizione comunque. Poi vedete bene, subito, vedete, o a destra blocco il suo polso o a sinistra. Mi allontano con la gamba e mi rovescio, tenendo fortemente il polso qui. Un altro 6 comi. Bene? Sempre in chiesa. Ripeto. Sono in questa posizione. Appena vedo un braccino, subito. Vedete? Sono tranquillamente. O da una parte o dall'altra. Vediamolo lentissimo. Uno. Prendo il polso. Due. Mi allontano. Allungo lui e rotolo sull'asse, tenendo forte questo braccio qui. A secondo la sua reazione io determino il lato dove posso girare. Esempio, se io da qui, se da qui io provo a girare di qua e lui si oppone, allora ecco, faccio al contrario, perché secondo la reazione dobbiamo sempre seguire situazione, questa è la situazione, reazione qui, reazione, ok, soluzione, portare molto avanti il corpo, non rimanete qui perché lui ritorna indietro di qua, ok, per cui una volta fatta la rotazione andate bene, in controllo. Ascoltate il corpo e le reazioni del vostro compagno. Dai. Allora, siamo sempre qui. Non metto più le mani fuori del qua, fondo. Vado a infilare la mano davanti a un bavero. Alzati un attimo. Qua, vado a infilare la mano, prendo il bavero così. Ok? Stessa situazione. Da qui, allora io cerco, provo qui a fare lo strangolamento da questa posizione, lui sempre una reazione per alzarsi, allora mi infilo sempre sotto, così, con la testa sotto. Questo braccio è importante, guardate bene il braccio sinistro, giro, sempre sotto la testa, sotto la testa, più spingo il braccio sotto la testa, più stringe, non rimanete qua, qua non c'è niente. Vedete il mio braccio qua, guardate bene, piano 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 piano, vedete? Posso
farlo a destra o a sinistra? Dall'altro lato, prendo qui, subito. Vado. Questa cosa. Vado sempre lontano e spingo in fondo. Come spingo? Stringe. Ripeto, mano destra al bavero. Ok? Mano sinistra va sotto l'ascella e continua a infilarsi come un serpente intorno all'albero. Questo è l'albero e io sono il serpente. Qua. Chiaro? Fin qui ci siamo? Poi rotolo. E continua questo serpente ad allontanarsi. Tutto qua. Chiaro? Molto con calma. Mano al bavero, albero, serpente. Qui. Dovrebbe essere strangolato durante la rotazione, prima che arrivi a terra. Partiamo da questa posizione. Qui. Uno. Uno. Due. Qui vedete bene, controllo bavero col piede qua, che lui non si rovescia. Qui. E tengo qua. Qui. Prendo il mio polso. Sono in questa posizione. Uno. Vado sotto. Mentre vado giù, lo rovescio. Prendo il mio polso. Per evitare che lui rotola, si gira da quella parte, controllo con la gamba. Posso essere sia seduto, con le gambe dentro, o anche in ginocchio, così. Quello che è importante, uno, blocco sotto l'ascella, qui, suo braccio, ok? Adesso mi infilo sotto le sue gambe, qui, vedete il suo braccio è piegato. Vedete com'è piegato? Io vado a prendere la mia, qui, il mio polso, e sollevo, controllandole qua, ok? Poi vediamo quando capita che ci scappa, che cosa fare. Però è importante che io arrivo in questa posizione. Se sono lontano e il suo braccio è lì, non c'è. Allora, in ginocchio, un ginocchio su, uno giù, sedute all'interno, non cambia nulla, dipende dalla vostra situazione, no? Se sono così, allora faccio uno, due, salto, bisogna essere atletici, Se scappa, lui gira, vedete come fa? Gira, fa niente. Io giro insieme a lui. E vediamo un altro transessualizzo dall'altra parte. Fatta qui. Uno. Gira, vedete bene, gira insieme a lui senza mollare il braccio. Allora, qua.
quando si parla, si tratta leva articolare, strangolamento, bisogna dare con calma, bene? Cioè, durante lo studio si collabora, non si deve aspettare la lussazione, cioè far uscire l'arto. Uno è lì, è controllare la posizione. Una volta che io sono bene in posizione, non è necessario sentirlo battere. Lascio lo stesso lo strangolamento, non devo soffocare per battere, perché è troppo tardi. Allora, quando si studia, si arriva solamente al controllo per lo scimmiovanza. Perché a volte, quando si parla scimmiovanza, si fanno tutte quelle cose che l'altro deve continuare. No, oppure la leva, spesso capita che all'ultimo secondo c'è quello che ha l'articolazione molto lassata, allora ci vuole un attimo che il gomito salta via. Allora, quando si studia non si deve arrivare a questo. Bene, andiamo avanti a studiare il rundle. Nella prima parte che abbiamo fatto un paio di settimane fa abbiamo visto gli esercizi che servono per migliorare il nostro rundle in piedi. Il rundle a terra, la lotta a terra, è un po' staccata dall'idea di Kano, perché doveva essere finalizzata, l'idea di Kano era solo di finalizzare i combattimenti in piedi con le tecniche di proiezione. Nella realtà fu un altro maestro che sviluppò quella che adesso noi facciamo come Nevasa nel judo. Si chiamò Odo Tsunetane ed è un maestro, era un allievo del Kosen. Il Kosen era un'associazione studentesca di varie università che studiava specialmente la lotta a terra nel jiu-jitsu, quindi le tecniche a terra. Ci sono anche qui degli esercizi per sviluppare un buon rundle a terra. Come nella lotta in piedi c'è la posizione anche a terra. Tieni. Sì. Mettiti in kyoshi. Allora, tu si mette in questa posizione, il compagno si mette di fianco e come quando abbiamo fatto l'esercizio per chi c'era del Tachibaza, di far perdere l'equilibrio al compagno, faccio la stessa cosa in questa posizione. La sua mente, il suo intento e il suo peso deve essere collegato qua dove c'è il baricentro. Il baricentro è sempre qua e non si è spostato. Lui cerca di stare in piedi, cerca di non cadere e di non fare questo movimento, ok? Questo piede viene in avanti, il peso su tutte e due le gambe, la punta dietro del piede. Una volta che ho fatto questo lavoro di fianco, mi metto davanti e faccio la stessa cosa. Non deve cadere nella posizione forte. Questa mano qui. E provo a far perdere l'equilibrio. Così, né più né meno, come abbiamo fatto in piedi per chi c'era. Ok? Prego, provare. Bene, io mi metto con le gambe aperte, metto le mani sulle spalle, a te piedi. Bene, spingimi indietro. Spingi, spingi. Spingi, spingi forte. Quindi, quindi. Togli, prova. Io sono qui. Matteo, vieni. Matteo, metti le mani sulle spalle. Vai, quindi. Bene. Matteo è forte, eh? Hai spinto forte? Sì. Ok. Apro bene. Respiro, ricordatevi il lavoro del diaframma che vi ho spiegato, in piedi uguale anche a terra. Non devo rimanere in apnea, non mi devo irrigidire, se mi irrigidisco faccio questo. Ok? Se invece respiro, abbasso il baricentro e controllo, lavoro in questo modo anche con la posizione. Bene, adesso col compagno, faccio metti giù, apri le gambe, tutto, e io appoggio le mani qui e lui prova ad andare indietro. Io provo a spingerlo senza attaccarti. Ok? Prego, provare. Ecco, lo vuoi. Ma devi spingere? Se spingi, gira. Perché quando
Allora, abbiamo allenato la posizione, abbiamo visto primo che è Zagatame, quindi vado qui, controllo e tengo qui. Abbiamo visto che questo tiene giù, questo tiene il controllo qui. Ora alleno la respirazione. Come abbiamo fatto prima, devo ricordarmi che il mio baricentro e il mio diaframma deve schiacciare la terra. Non devo fare questo. Senti che mi alzo quando respiro, senti normale. Senti il mio respiro. Senti che quando inspiro l'aria e quando la butto fuori poi senti. Adesso senti adesso. Senti che è sempre costante, ma non sto spingendo, È il mio diaframma che si è schiacciato in giù. Se invece, guarda, senti il mio diaframma. Senti che in quel momento c'è meno pressione sul tuo corpo? Quindi, posizione, questo schiaccia verso il basso e alleno la respirazione. Dite al compagno se sente differenza nel respirare così o quando fate questo, lui si prova a muovere. Vai, prova a fare. Ok. Prego, prova. Un altro modo per allenare il Randori col compagno è quello di fare questo esercizio. Vedi, fai la presa come quando facciamo riscaldamento. Allora, lui tiene bene il peso, poi piano piano lo giro, si lascia girare. Devo cercare di muovermi, di non perdere il contatto, di far sentire sempre il peso al mio compagno in tutti i movimenti che faccio. Gli lascio anche l'opportunità di uscire, di cambiare tecnica, se vuole cambiare tecnica, e di adattare il mio movimento al suo e viceversa. Mi devo concentrare su non perdere il contatto, sulla respirazione e sul fatto che devo sempre stare attaccato al terreno. Questo esercizio, man mano che lo faccio, non deve essere veloce e rigido, ma deve essere sempre più pesante. Vuol dire che io tengo sempre più peso, farò sempre più fatica, ma non perché uso la forza, ma perché... Dai, vai, prova. Deve essere fatto in questo modo. Quando lavoro e imparo a fare randori a terra, non deve essere una cosa... No. All'inizio deve essere fatto piano, concentrandomi sulla respirazione, sul baricentro. Man mano che vado avanti, il mio compagno e io devo sempre sentire più fatica, perché ci sto mettendo sempre più peso, più movimento, più fatica nel girare. Ok? Vuol dire che sto lavorando a contatto, non sto usando la forza. Ricordatevi che tutti questi esercizi che abbiamo fatto dovete continuare a farli, soprattutto quando fate randori sia in piedi che a terra, dovete mettere a vostro agio il compagno che fa con voi. Se lui si sente sicuro e voi vi prendete carico della sua sicurezza, riuscite a fare randori bene. Se invece non fate in questo modo, di conseguenza non succede niente, non state facendo judo, non state facendo randori. Ogni volta che fate un randori dovete farvi una domanda: sono riuscito a tenere la posizione, a tenere la postura, a ricercare il nippon, o ho voluto solo usare la forza, cercare di scappare, avevo paura di cadere? In base a come vi rispondete, capite che cosa avete fatto, ok? Quando finite la lotta a terra in piedi, mi domando, ma ho provato a tenere il peso? Ho cercato di tenere bene giù il compagno, gli ho lasciato degli spazi per poter lavorare? Come mi sono comportato? Com'è che ho lavorato? Ogni volta che fate un runner, lo faccio prima con Matteo, mi domandate, ma allora ho lavorato bene? Ho tenuto il peso, penso a quello che ho fatto? Oppure volevo solo far
vedere agli altri che ho buttato giù un compagno. È importante. Se no, ripeto, come dicevo prima, Gitachiorei e Sera Cusimar rimangono solo due cose appese in palestra, così che sembrano cose di un ristorante cinese, ma... Ok?